Buonasera, ben ritrovati dal Palaborsi di Rubiera per la settima giornata del campionato di Serie A Beretta di pallamano maschile. Quest'oggi si affrontano Vikings Rubiera e Cassano Magnago, due punti per i rubieresi in classifica, frutto della vittoria contro Siracusa, quattro punti invece per il Cassano Magnago, che nell'ultimo turno ha vinto anche nettamente in casa contro il Trieste. Tutto è pronto per iniziare questa sfida che sarà arbitrata da Stefano Riello e Nicolò Panetta. Un saluto qui al mio fianco a Giovanni Oleari, bandiera storica della pallamano rubiarese. Buonasera Giovanni. Buonasera a tutti. Una situazione particolare quella che sta vivendo Rubiera, Giovanni, forse voi l'avete vissuta agli albori del movimento, quando Rubiera per la prima volta si affacciò alla Serie A. Insomma, arrivare in massima serie è sempre fare un salto importante e adeguarsi alla massima serie soprattutto non è mai facile, come sta dimostrando Rubiera in questo inizio di stagione. No, ma mi sembra di tornare indietro di tantissimi anni, quando il primo anno abbiamo affrontato la Serie A, abbiamo preso, come sta facendo Rubiera in questo momento, patendo tanto psicologicamente e fisicamente, ma più che altro anche la mentalità, perché la 1 è sicuramente psicologicamente molto, molto più intensa e molto più difficile che una 2. C'è proprio una grande differenza e quest'anno questo via di campionato lo sta dimostrando. Aveva recuperato palla in difesa Rubiera, poi però l'ha persa nella ripartenza giocando in modo troppo affrettato e avventato il pallone, quindi resta in attacco Cassano Magnago. Il pivot è il 77 Dorio e lo si nota abbastanza bene vista la stazza. La conclusione è la traversa colpita su questo primo pallone, ma c'è una deviazione, anzi no, la rimessa è per Rubiera, quindi non c'è deviazione, la palla ha toccato il soffitto e quindi si riprende con la rimessa in gioco laterale, si presenta per la prima volta in attacco Rubiera. Bisogna dire che, se non altro, quello che è il regolamento di questa stagione lascia ampio spazio a tutte le squadre per recuperare, per giocarsi la salvezza comunque nei play-out. Certo è che magari qualche vittoria potrebbe alzare il morale della squadra, e c'è la conclusione, la rete di Andrea Santilli dall'ala per l'1-0 con cui si aprono le danze in questa partita. Va la conclusione, c'è la parata di Voljovac, il fallo di Versakov sul numero 85 Mazza, che è anche uno dei giocatori in fase offensiva più pericolosi della formazione lombarda. Ci eravamo lasciati, Giovanni, proprio all'inizio di questa stagione, nella prima telecronaca stagionale contro il Cassano, mentre ancora quasi una palla recuperata dalla difesa rubierese. Si diceva Rubiera, per provare a dare qualcosa di più deve crescere in difesa e avere più coraggio in attacco. Fino ad ora l'attacco non è andato, vediamo se riuscirà in un qualche modo a crescere in fase difensiva. Ma lo possiamo vedere anche dall'atteggiamento dei giocatori in campo, come sono più sicuri e giocano sicuramente senza timore reverenziale. Questo non vuol dire che sarà semplice, ma che sicuramente potranno giocarsi le loro carte, perché l'aspetto psicologico sicuramente è importantissimo. Loro stanno giocando in modo non così concentrato e molto al di sotto delle loro possibilità, mentre devono ancora aggiornare. Ecco, è stato aggiornato ora il tabellone, 1-0 dopo un paio di minuti. 1-0 per Rubiera quando se ne sono andati i primi 3 minuti e 30 secondi. L'attacco della formazione lombarda con la conclusione fuori da parte di Nikocevic, tiro a lato, prova a giocare in velocità Rubiera subito con la palla e la conclusione in rete di Pedretti per il 2-0 rubierese. Ecco, Pedretti è uno di quelli che è mancato, assieme anche a Luca Oleari, tuo figlio, nelle ultime partite, con Versakov in fase altalenante di fisica. Se guardi già la faccia dei nostri giocatori stasera, com'è concentrato, come sono sicuramente molto più presenti,
molto più sicure di sé. Questo fa ben sperare per la partita, ma sono molto 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 attivi. Prova ancora Mazza a buttarsi dentro, la conclusione, la rete di Mazza. Prima rete realizzata dal Cassano, forse con un'infrazione, bisogna dire. Sì. Prova dall'altra parte Giovanardi per Oleari. Oleari si butta dentro, viene fermato. Ci sarà un 9 metri in fase offensiva per Rubiera contro una difesa piatta da parte della formazione lombarda. È importante che non ci lasciamo prendere dalla paura di tirare, dobbiamo fare il nostro gioco, perché una difesa piatta ci obbliga comunque sicuramente a dover forzare un po' il tiro da fuori, e questo nelle scorse partite ci ha messo molto in difficoltà. Versakovs, la palla per Santilli, Santilli, Giovanardi, la conclusione di Giovanardi dai 9 metri, 3-1 Rubiera, con la prima rete di questa partita per Gabriele Giovanardi, che al di là di tanti alti e bassi bisogna dire che è uno di quelli che comunque si è adattato un po' più velocemente alla categoria. 3-1, buon inizio per la formazione rubiarese, che gioca in modo speculare in difesa, quindi con una 6-0, mi sembra però più aggressiva rispetto a quella di Cassano. Sì, sì, loro fanno una 3-2-1, fanno una noi facciamo una 3-2-1, infatti Cassano ci ha punito con un taglio dell'ala pivot, ma direi che comunque, ecco, bravo, bravo, molto bravo. Si bella giocata, la velocità della palla è molto più fluida, quindi direi che è un buon inizio, se non per il risultato, anche per il risultato, ma anche più per l'atteggiamento in campo. Bisognerà vedere più che altro se si riuscirà e quanto si riuscirà a mantenere questa intensità nei corsi dei 60 minuti. È chiaro che Cassano, per forza di cose, mentre c'è la parata di Voljuvat, ma c'è il tiro di rigore dato al Cassano. Non sei d'accordo? No, sono d'accordo, è l'ingenuità difensiva, che troppo semplice, troppo questo semplice, movimento. Troppo semplice, questa è stata un'ingenuità che non ci voleva. Va Mazza dai 7 metri e c'è il cambio del portiere, entra Salati nella formazione rubiarese. Provare a intercettare la conclusione del giocatore lombardo. Il tiro però è in rete, assolutamente imprendibile. 4-3, torna meno 1 Cassano. Torna meno 1 Cassano, si riprende a giocare. Uno dei problemi che ha palesato Rubiera in più di una partita è stato anche proprio l'approccio iniziale, troppo soft, forse dando per scontato anche alcune partite, alcuni risultati, e questo poi ti ha inciso, mentre c'è la traversa colpita da Luca Oleari, il contropiede velocissimo e la rete realizzata in velocità dal Cassano, in questo caso sfortunata Rubiera. Mamma mia. Altra palla persa da Rubiera e altra conclusione in rete. Una traversa e un pallone regalato veramente in modo banale. Quando si parla di concentrazione, queste sono le cose che poi ti fanno la differenza. Sì, sì, questo è stato un calo. Speriamo che riescano a non deconcentrarsi. Sono cose che succedono, però vediamo un po'. C'è la rete di Oleari al terzo tentativo, con una deviazione comunque trova il modo di imbucare la sfera per il 5-5, ma continuano a non aggiornare il punteggio quelli al tavolo. Ecco che gli arbitri fermano, perché bisogna essere un pochino più svegli al tavolo, secondo me, aggiornare il punteggio. Sì, sta guardando la partita ma non sta facendo il suo lavoro.
5-5, 8 minuti 32 secondi, si riprende a giocare. È una partita che è cominciata anche con ritmi piuttosto elevati, quindi anche questo sarà un'incognita, perché impensabile che continui sempre su questi ritmi così elevati. Ancora Mazza, la palla che arriva all'ala e la conclusione in rete da parte di Cassano. Siamo sul 6-5 per la formazione lombarda. Versakos va dentro, ma c'è la parata, rigore. Due minuti, combinati per la spinta alle spalle a Mazza. Ha fatto un fallo troppo plateale, quindi direi che ci stavano tutti questi due minuti. Superiorità numerica, ecco, qui è un lato tattico-tecnico che è cambiato tanto nella pallamano, perché adesso Giovanni in pratica non si gioca più l'attacco in inferiorità numerica, piuttosto rinunci al portiere. Adesso vediamo cosa farà Cassano, mentre c'è la rete di Versakos. Vediamo cosa farà Cassano, ma da questo punto di vista è uno degli aspetti in cui la pallamano è cambiata tanto. No, molto, questa per noi era una cosa impensabile ai nostri tempi, e anche devo dire che la prima volta che l'ho vista non ero così convinto. Poi vedo che tutti la applicano in qualsiasi livello, in Italia, all'estero, quindi... C'è anche chi va all'estremo, cioè anche con tutta la squadra in campo rinuncia al portiere per avere un attaccante in più. Sì, ma diciamo che sono scelte che non so quanto paghino, in termini. Ho visto alcune partite perse per questa soluzione, perché in questo momento essere sotto di uno, se perdi la palla praticamente hai preso gol, e quindi non lo so, però la usano specialmente a livello internazionale in modo praticamente pressoché unico. Mentre c'è il palo colpito e c'è Santilli che dall'altra parte del campo infatti trova la rete. Sei stato facile profeta. Ecco, questa è la cosa, è stato molto bravo a capire che la situazione è molto difficile. 7-6 il punteggio, e quindi vantaggio nuovamente per Rubiera. Torna in attacco Cassano con Nikočević, la palla arriva all'ala, la conclusione, la bella rete realizzata dall'ala sinistra, dal numero 81 Visentin. 7-7 il punteggio, ancora parità numerica, perfetta parità sul campo. Doppio pivot ora per Rubiera con la palla che arriva all'ala. Garau, la conclusione parata, la rimessa in gioco però è ancora per la formazione rubierese, che resta quindi in attacco, ma è terminata l'inferiorità numerica per la formazione lombarda, che si ripresenta dunque al completo sul terreno di gioco. Vediamo questo attacco con Santilli per Giovanardi per Oleari, tiro di Oleari deviato, sarà tiro d'angolo per Rubiera. 7-7 il punteggio, ormai vicina la possibilità del gioco passivo, formazione rubierese. Oleari, Versakos viene fermato dalla difesa. Vai. Ancora Versakos, la palla per Santilli, per Oleari la finta e sbaglia il passaggio, troppo sotto la difesa. Conclusione, la traversa, ma recupera col numero 72 Nikočević, realizza, e il brutto segnale è che questa volta non siamo tornati in difesa. Se loro sono molto veloci, devo dire, facciamo anche l'errore di voler scaricare la palla quando siamo già sui 6 metri, ed è molto difficile perché ti intercettano la palla. Quando sei sui 6 metri sei addosso alla difesa, devi cercare di penetrare e di fermare il gioco, perché è molto facile che ti intercettino la palla, come è successo. La conclusione di Versakos, nel frattempo la palla è in rete, 8-8 il punteggio. Ha preso il controtempo il portiere, un tiro molto molto difficile da prendere. Ancora parità, 8-8 quando siamo al 13°
minuto di gioco e di fatto continuano le due squadre ad affrontarsi così come hanno iniziato questa partita, sia offensivamente che difensivamente. Nikočević, la palla per Mazza, Mazza proverà l'uno contro uno, viene fermato bene questa volta in anticipo sui 9 metri, difendendo così è chiaro che diventa più difficile per l'attaccante trovare spazi. La palla ancora per il pivot e ancora il gol di Dorio. Ancora una volta sul taglio sui 6 metri i due centrali non si sono capiti. Mentre c'è la traversa colpita da Garau. Troppo fretta. Gli arbitri non fischiano e c'è il gol in contropiede del 10-8 per Cassano. Stiamo correndo al loro ritmo e noi dobbiamo per forza cercare di ragionare un po' di più, perché loro sono molto veloci e non possiamo lasciarci prendere da questo gioco frenetico, perché loro, come hai visto, sono veramente velocissimi in seconda fase e in prima fase specialmente. Giovanardi, Versakovs, il tiro però è centrale, c'è la parata, loro sono già dall'altra parte, corre Mazza, spazio, trova l'ala, la conclusione fuori questa volta. Però sì, a livello di velocità di base c'è una nettissima differenza in questo caso. Dobbiamo ragionare, non aver paura di tirare, guarda, come dicevo prima dobbiamo cercare comunque di lanciarsi, di tirare senza remore, perché sennò perdiamo palle come abbiamo fatto nelle altre partite. E invece loro fanno una 6-0 perché sanno che dalle altre partite Rubiera ha molta difficoltà a segnare tutti gli altri punteggi. Ancora molto Santilli nel frattempo. Se non altro, ecco, dalle ali bisogna dire che troviamo discrete soluzioni, anche se contro una 6-0 in teoria è un controsenso. Sì, in effetti direi che il nostro tallone d'Achille direi che sono i tiri da fuori, abbiamo molta paura, dobbiamo essere più veloci, lanciarsi e non avere paura, perché contro una 6-0 è molto meglio cercare di tirar fuori la difesa con qualche tiro che non dover sempre giocare in modo così lungo sull'attacco. E poi ecco, molto bene. Ancora una palla quasi recuperata, ma non completamente recuperata, poi la spedisce fuori Nikočević e la regala Rubiera, che può tornare in attacco sotto di uno, palla in mano, per provare a ritrovare il pareggio. Nikočević ferma Giovanardi. 10-9 per Cassano quando abbiamo girato la boa di metà primo tempo, anche punteggio elevato, ma è figlio anche dei ritmi con cui si sta giocando la partita, con Cassano che è vissuto soprattutto, bisogna dire, sulle palle recuperate. La palla data in mezzo, ma anche qua, e questo è l'esempio di quello che si diceva prima, non si ha il coraggio di tirare e loro sono chiusi, c'è poco da fare. No, ma loro, poi noi non possiamo pensare, non siamo una squadra da 30 gol, quindi noi dobbiamo pensare di cercare di tenere basso il numero dei gol, cercando di prendere meno contropiedi possibile, perché noi non arriviamo a 30 gol, 22, 23, 24 sono i nostri punteggi, e quindi non possiamo pensare di portare la squadra avversaria a 28, 29, perché sicuramente per noi sarà molto difficile arrivarci, quindi dobbiamo essere più cauti e fare il nostro gioco e cercare di non voler fare un gioco diverso. Con 6 metri loro sono una 6-0, noi dobbiamo per forza tirare da fuori. Vai! Non tira Rubiera, questo. Poi Giovanardi! Però sì, senza tirare si fa fatica.
manca la possibilità, il coraggio di prendersi qualche qualche tiro in più per provare, se non altro, a farli allargare, costringerli un attimo a pensare diversamente. A volte è giusto anche sbagliare qualche tiro di più per cercare di tirare fuori la difesa, perché se non tiri fuori questi terzini sui 6 metri difficilmente troveremo nel frattempo spazio per tirare. E va sul più 3 Cassano, mentre la palla per Santilli, che stavolta non ha spazio. Giovanardi per Bonassi, Bonassi si alza, tira, palo. Però devi fare così, cioè devi provarci in questo modo, perché purtroppo il tiro ci stava, sì, era lanciato, bisogna metterla dentro. Però bisogna giocare in questo modo qua, anche perché 3 lunghezze di vantaggio costruite più sulle nostre palle perse e i loro contropiedi che non su vero gioco costruito da parte loro, da parte di Cassano. Loro comunque riescono a, sono tatticamente stanno aggredendo, questo invece è un regalo. Questo è un regalo, si è aperta troppo la difesa. È un regalo. No! Questa frenesia non ci fa bene. Il time out è chiamato con un po' di ritardo, perché dal tavolo quest'oggi sono molto concentrati sulla partita. Sì, hanno un po' un fuso diverso dal nostro, evidentemente. Comunque 13-9 Cassano, vantaggio assolutamente meritato. Cassano, bisogna dire, ha sbagliato poco o niente in questi primi 19 minuti e 26 secondi, e Rubiera invece ha perso tanti palloni. Soprattutto sono quei palloni persi, Giovanni, che aprono il contropiede avversario. Questo ti fa ancora più male, perché poi alla fine sono sempre uno contro il portiere, a tu per tu. Sì, direi che intanto sui passaggi abbiamo perso 2 palloni sui passaggi, sono stati 2 gol velocissimi. Poi devo dire che loro hanno fatto 2 o 3 gol su piccoli errori difensivi, sono molto bravi, pazienti, perché la difesa in realtà sta giocando bene, la difesa del Rubiera, ma ha questi momenti di blackout, perché abbiamo visto che abbiamo preso 3 gol su azioni individuali quasi da fermo, e quindi diciamo che la continuità della difesa lascia un po' a desiderare. Oggi almeno stanno difendendo, sono molto aggressivi, ma non sono coesi, parlano un po' poco, sono abbastanza determinati singolarmente, ma non amalgamati fra di loro. Speriamo che questo migliori vediamo col se ci sarà una reazione, un tentativo, insomma, di provare a cambiare qualche cosa in questa partita. 13-9 il punteggio per la formazione ospite. Sempre 6-0 la difesa del Cassano. Bonassi per Giovanardi, Giovanardi per Santilli. Ancora Giovanardi centralmente, la palla per Bonassi che va dentro, conclude, sfonda. Sfondo fischiato. Un po' dubbio. Partiamo anche in attacco, partiamo anche molto, molto dietro, dai 14-15 metri. Loro sono su 6 metri, mi sembra che dovremmo cercare di essere un pochino più aggressivi. Un po' più aggressivi, un po' più vicini alla difesa, perché partiamo da molto lontano e quindi l'avversario ci vede arrivare molto e prendere contromosse. Palla al pivot. Questa volta ha difeso bene Bortolotti. Ma si era già liberato il pivot, si era visto con anticipo che c'era questa possibilità di passaggio sui 6 metri. Ancora la palla per la conclusione di Nikočević, la parata di Voljuvac, fino adesso ha avuto poche occasioni per
mettersi in mostra, anche perché spesso e volentieri si è trovato uno contro uno. Bonassi per Giovanardi, Giovanardi la conclusione, la parata, recupera la conclusione in rete di Garau. Insomma, troviamo un po' di fiducia. La fortuna aiuta gli audaci. Sì, e soprattutto mettiamogli un po' di pensiero nel difendere, che fino adesso sono stati molto attendisti perché vedevano che Rubiera non tirava. Proviamo a fare qualche cosa di diverso. Comunque, tre reti di vantaggio per Cassano, è entrato col numero 14 Lazzari in cabina di regia per la formazione lombarda. Palla ancora per Mazza, conclusione fuori. Prova Voljuvac per Bortolotti, la conclusione in rete. E Rubiera arriva a meno due. Molto bello. Questi gol spezzano un po' le gambe agli avversari, speriamo che questo sia un buon auspicio. Tornato Nikočević in cabina di regia, sempre Mazza, va via uno contro uno, viene fermato dalla difesa rubiarese. Bisogna dire che il pivot Dorio è veramente grosso, perché poi difendere su un giocatore così non è mai semplice, anche perché poi devi anche guardare all'uomo che hai in fronte, non solo quello che hai dietro. Quindi 13-11 il punteggio, ancora Mazza, palla per Nikočević, Nikočević all'ala, non entra Visentin, Nikočević cambia gioco sul fronte opposto, ma non c'è spazio, l'uscita di Bortolotti su Mazza, ammonizione per Bortolotti. Bene, bene così. Si riprende sul 13-11 Cassano. Mazza per Nikočević. Nikočević ancora, segnalano adesso il passivo. Mazza per Nikočević, proverà l'uno contro uno, la conclusione fuori di Nikočević. Gli hanno regalato un po' di tempo sul passivo, poi forse c'era fallo sul tiro e non gliel'hanno fischiato. Leari, Bonassi, la palla arriva all'ala per Garau, ma sbaglia il pallonetto. Queste sono occasioni che non vanno sbagliate, perché comunque è un momento che era favorevole a Rubiera. Questo era un rigore. Non puoi sbagliare adesso, perché pesa molto di più un errore in questo momento. 13-11 sempre il punteggio. 24esimo minuto di gioco in questo primo tempo. Milanović centralmente, Milanović, la palla va centralmente per Lazzari. Molto bene. Ancora Milanović, Nikočević, Milanović va dentro, perso. Rigore due minuti. No. Ecco, questa è secondo me una grande ingenuità. Sì, troppo, cioè. Questo incrocio. Addirittura rosso diretto, perché ha preso la spalla, no, c'ha ragione, secondo me ci sta. Secondo me purtroppo ci sta, e ha preso il braccio. Cartellino blu addirittura. Ecco, questo ai miei tempi non sarebbe successo. Era un altro gioco. Peccato, perché in realtà Bortolotti... Era un buffetto, una munizione verbale. Blu vuol dire squalifica successiva. Quindi ci saranno poi provvedimenti disciplinari successivi. Mi sembra esagerato. Sì, l'intervento è stato probabilmente sul braccio, bisogna dire. Meno grave di quello che ha fatto intendere il giocatore di Cassano, però
a stretto regolamento ci sta una soluzione di questo tipo. Realizza Mazza il 14-11. Non credo che ci fosse l'intento di far male o che fosse stato un fallo cattivo, è stato un fallo brutto, molto più da vedere che non, secondo me, nella realtà. Il giocatore è stato molto bravo a rimanere giù un attimo e... Però manca un giocatore in campo a Rubiera, perché non c'è il portiere e quindi manca un giocatore. Entra adesso Pedretti, però in pratica non abbiamo costruito nulla. Bonassi, la conclusione, il palo, la palla è per Rubiera, non so perché ha dato fallo di ostruzione sul giocatore. Ah, va bene, allora mi fido, a me sembrava che... No, però il fallo l'arbitro l'ha dato... Ah, sul tiratore parte. Allora, perché in effetti il pivot camminava dentro l'area, non capivo perché fosse stata data la palla a Rubiera. Vediamo questo attacco con Giovanardi, Santini. Vai. Bonassi, la conclusione, ancora la parata, c'è un tocco di piede. Quindi rimaniamo in attacco, c'è l'ammonizione per un giocatore. Diciamo che il tiro è veramente molto debole di tutti i giocatori, non c'è un tiro molto convinto da parte sì, di tutti. Sì, esatto, non c'è. A parte qua... Giovanardi, bravo stavolta, molto va bene. A realizzare. Va a realizzare denti, Giovanardi. Coi denti, ma... Sono importanti questi 4 minuti per cercare di portare in parità la partita. Sì, che però sono ancora in inferiorità. Rientra ora il settimo giocatore di Rubiera. Mazza, sempre per Dorio, la palla dietro per l'uno contro uno, ma troppo facile l'uno contro uno di Lazzari. Troppo facile quest'uno contro uno. Bonassi, Giovanardi, Versakovs, la palla all'ala per Bartoli, che ha preso il posto di Garau, ancora Giovanardi, la parata, recupera Bartoli, la palla per il pivot che realizza Pedretti. E ha sbagliato a segnare il punteggio, il tabellone, c'è un gol in più per la formazione ospite, sbagliato il punteggio. Ma questi due cronometristi sono disastrosi. Facciamo un appello all'Associazione Cronometristi di Reggio Emilia, perché non ne azzeccano una. Il punteggio è 15-13. Non riesco a capire perché questo abbia stia in piedi, può stare tranquillamente seduto e guardare più la partita che non a segnare il punteggio. Quel punteggio è 15-13. Ecco, finalmente siamo arrivati ad accorgerci di qual è il punteggio giusto, però è tutto il primo tempo che andiamo avanti così. Sarebbe anche ora di svegliarsi al tavolo. 27 minuti e 37 secondi, 15-13 il punteggio. Si riprende a giocare. Nikočević si butta dentro e realizza. Passi. Questo non è... Sì, però non, siamo troppo soft, anche se passi quello che vuoi, ma questo non può andare dentro. Noi facciamo una difesa molto aggressiva e quando il giocatore viene avanti, vai, bravo. Oh, bravo. Finalmente, Bonassi. Finalmente. Però alziamo l'intensità difensiva. Noi giochiamo molto fuori, poi quando il giocatore viene in attacco noi arretriamo. Questo è un errore...
secondo me per una difesa così aggressiva è un grande errore. Devi avanzare sul giocatore, perché in questo caso loro abbiamo preso almeno 4 gol fatti tutti in questa maniera, compreso il fallo che ha fatto sì, quello del Rostele. Guarda ancora, e c'è ancora la rete. Però allora cambiamo la difesa, cambiamo qualche giocatore, perché non possiamo prendere tutti i gol uguali. No. 17-14. No. Perché purtroppo adesso, mentre prima prendevamo i gol in contropiede, adesso li prendiamo invece con gioco quasi da fermo. In pratica un uno contro uno che ci vede sempre costantemente battuti. Bonassi, va dentro Bonassi, bravo, con cattiveria. Secondo gol di Bonassi, 50 secondi, proviamo a difendere come si deve. In questo attacco, che per Cassano vuole essere l'ultimo attacco, torna in campo Lazzari. Attenzione, perché un altro dall'uno contro uno, c'è il time out chiesto da Kolek. E quindi ha 30 secondi esatti da giocare nel primo tempo. 17-15 per Cassano, palla in mano alla formazione lombarda per chiudere, per provare ad allungare in chiusura di questo primo tempo. Primo tempo dove insomma gli attacchi, soprattutto l'attacco del Cassano, insomma. Sì. 17 gol sono troppi per noi. Quindi per il secondo tempo deve cambiare radicalmente, perché 17 gol nel primo tempo. Noi abbiamo già fatto 15 che noi, perché per noi sono tanti e non so se riusciremo a mantenere questo ritmo. No, bisogna che abbassiamo l'altro dato, cioè quello dell'attacco del Cassano, che ovviamente invece dal suo punto di vista farà di tutto per tenere i ritmi più alti, perché abbiamo già visto che insomma da quel punto di vista può far sua la partita con una certa abbiamo visto un calo negli ultimi 10 minuti della difesa, gli uomini sono sicuramente stanchi, nell'uno contro uno subiscono l'avversario in modo secondo me troppo, perché cominciano a essere meno aggressivi, più passivi, e con questi giocatori che hanno un grande uno contro uno, che non mollano mai la palla, sarà un grande problema. Dobbiamo cercare di portarli fuori e di non subire questo attacco, perché come abbiamo visto per loro è per noi, dico per noi è devastante, per loro fa gioco al suo metodo di gioco. 30 secondi alla fine, si riprende con Milanovic per Nikočević. Bazza che si sposta in posizione centrale. Nikočević, Milanovic, ancora Nikočević, si butta dentro Nikočević. Gioco passivo, segnalano. Ci sarà un tiro, attenzione, dai 9 metri, quindi vediamo di tenere la barriera ben formata e unita. Mazza andrà alla conclusione. Conclusione di Mazza, la rete. 18-15. Tre reti di vantaggio Cassano dopo il primo tempo. È chiaro che ci vuole di più per pensare di portare a casa questa partita per Rubiera, anche se la partita, per come si era messa ad un certo punto, è più aperta di quello che possa sembrare.
Siamo pronti per il secondo tempo qui dal Palabursi di Rubiera di questo confronto della settima giornata del campionato di Serie A Beretta di pallamano maschile tra Vikings Rubiera e Cassano Magnago. Gli ospiti sono in vantaggio 18-15 grazie al gol, al tiro franco da a tempo scaduto realizzato da Mazza in precedenza. Tre lunghezze di vantaggio, quattro sono state quelle di massimo margine a favore della formazione di formazione ospite. Vediamo cosa cambierà nella squadra di Rubiera, che come dicevamo prima con Giovanni Oleari nei primi 30 minuti ha sì realizzato 15 gol, che forse sono anche più di quelli che sarebbe lecito attendersi e aspettarsi da questa squadra. Il problema grosso è che ne ha subiti 18 e questo non te lo puoi permettere. No, quindi diciamo che per noi fare 15 gol è comunque credo uno dei massimi risultati. 18 sono per questa squadra. Se cominciamo subito con una palla persa così. Cominciamo subito male. Vediamo un po' se riusciamo a fare qualche cosa. Si diceva un po' parlando qua durante la pausa tra primo e secondo tempo che insomma un altro dei dati di fatto, non interpretazioni, non tecnici, ma proprio concreti, è che manchino dei chili, tanti chili a questa squadra qua, soprattutto a livello difensivo questo pesa. Mentre va in rete, va in al tiro Milanovic, ma c'è fallo su di lui, altro tiro di rigore, ancora Mazza dai 7 metri, fino ad ora è stato impeccabile, può dare il nuovo massimo vantaggio della partita ai suoi con questo 7 metri che realizza. Diciamo che noi facciamo una difesa forse troppo aggressiva, anche perché in realtà non tirano da fuori ma riescono a incunearsi in mezzo al gioco, quindi forse il fatto questa difesa così aggressiva. Forse dovremmo provare forse a cambiare qualcosa, perché non hanno fatto praticamente se non forse un gol dai 9 metri, dai 10 metri, ma sono tutti gol in penetrazione, quindi forse questa aggressività ci penalizza. Mentre c'è il palo fuori di Oleari. Tutto bene, eccetto il tiro. E adesso abbiamo iniziato il secondo tempo invece sbagliando in attacco. E quindi vediamo se riusciamo a fare qualche cosa di più in difesa per cercare di tenere questa partita viva. Conclusione alta, che poi era quello che si diceva prima, poi ogni tanto troveranno anche ma loro non sono, il tiro giusto, ma, però non ci hanno molto penalizzati col tiro. È cambiata la difesa nel frattempo, adesso è 5-1. Vediamo come. Sì. Sono tornati alla difesa del primo tempo, molto molto aggressiva. È una scommessa che per ora non ha pagato molto. Palla per Nikočević, la conclusione, la rete di Nikočević. 20-15, allunga Cassano. Vinci Versakovs la palla anticipata. E 3-0 in apertura di secondo tempo. Mi sarei aspettato un ingresso diverso di Rubiera, invece diciamo che sono entrati in campo di nuovo molto meglio loro. E questo direi di sì, proprio loro sono molto molto concentrati.
e c'è ancora il gol in contropiede, 22-15, e di fatto la partita rischia di essere chiusa in 4 minuti del secondo tempo, perché questi ingressi in campo, questi 4 minuti sono veramente... Invece di fare noi un parziale di 4-0 ce l'hanno... Male, molto male. Diciamo che, a meno che di sconvolgimenti, è abbastanza pregiudicata la partita. Palla per Bartoli, Benci, Versakos, la conclusione e il rigore. Tiro dai 7 metri. E c'è la parata del portiere. Sbagliamo anche il 7 metri. Direi che non è stata azzeccata una in questo ritorno in campo dopo l'intervallo. 6 minuti allucinanti di Rubiera. Diciamo che 22-15 il punteggio. Avevamo visto un primo tempo poi tutto sommato equilibrato, al di là di quella che sembrava una superiorità di Cassano, e poi Cassano è emerso, la conclusione, la rete da parte di Mazza. Cambio portiere, Vogliuvaz, oggi non è stata la sua giornata. No. Loro hanno avuto una percentuale di realizzazione direi pressoché al 90%. Quindi sì, altissima. Quando non hanno realizzato hanno sbagliato, ecco, la porta proprio in quel senso lì. Io direi che... Santilli, Versakos, la palla per Benci, Benci per Bonassi, Bonassi per Bartoli, ancora Benci, Bonassi, la conclusione, la rete, però quanto per liberare uno al tiro, questo è il problema, troppi giri di palla. Gli altri partono dritto per dritto, spendono molto meno energie, fanno meno strada e hanno più rendita, onestamente, perché poi sull'uno contro uno, ribadisco, emergono tutti i limiti possibili. Parziale di 5-1 in questo secondo tempo, era 5-0. Mentre l'attacco di Cassano con Nikočević, la passi, finta. passi. Mi sembrava di aver visto un doppio palleggio, forse non è stato così. Però anche in questo caso penetrazione, time out chiesto da Rubiera. Ovviamente ora anche il morale è sotto i tacchi e ci mancherebbe altro, mentre Cassano viaggia sulle ali dell'entusiasmo, perché bisogna dire che poi Cassano gioca una pallamano molto redditizia, consapevole se vogliamo delle sue magari dei pochi centimetri che può disporre a livello di terzini, ma non per questo si fa condizionare da questa situazione, anzi trova il modo comunque di giocare molto bene con i suoi esterni. Abbiamo visto poche conclusioni dalle ali, per esempio, di Cassano, qualche palla al pivot, ma di fatto sono sempre i tre esterni che ti fanno il gioco, e poi dopo in difesa
Vuoi perché Rubiera fa girare tanto la palla ma non tira, vuoi perché come difesa comunque loro hanno più chili indubbiamente rispetto a Rubiera, alla fine viaggiano in contropiede e fanno che... il gioco più semplice del mondo. No, è che le individualità come singoli giocatori dei tre terzini fanno la differenza, loro guardano molto la nostra difesa, si comportano di conseguenza e ogni spazio che il difensore lascia loro lo riescono a riempire, la stanno interpretando molto bene e quindi non c'è niente da fare. O noi riusciamo a essere più corali, a essere più incisivi in difesa, o se no non credo che si possa pensare di ribaltare una partita che ha preso una piega direi molto... molto brutta per noi. Una palla recuperata in attacco da Rubiera. 24 a 16 il punteggio. Benci. Prova Bonassi, Versakov, Bonassi sfondo, forse noi non riusciamo neanche a lavorare con il pivot in modo molto concreto perché abbiamo visto che il pivot non ha preso un pallone in questa partita. Quindi molto probabilmente ci manca anche un gioco al centro, terzini, pivot. Mi sembra di aver visto una squadra che non riesce a lavorare con i blocchi del pivot, il pivot non ha preso un pallone, quindi i tre terzini sono molto molto diciamo in difficoltà a creare un gioco. Cassano può allungare ancora, sta giocando ora in scioltezza la formazione lombarda. Mazza la conclusione, la parata di Rivi. Prova ad accelerare Rubiera con Giovanardi, Bonassi, Benci. Ma sono già rientrati, palla persa. Sono già rientrati, il problema è quello che... non riesci mai ad accelerare perché fai sempre un passaggio di più. Diciamo che noi attacchiamo anche in modo molto circolare ma poco incisivo sul giocatore e quindi anche lì. Bonassi ci sta tenendo in piedi in questo secondo tempo. Sì, è che dovrebbe tirare sempre così perché purtroppo ci sono poche alternative al tiro e bisogna lavorare più su questo, meno sul gioco secondo me e più sull'essere pericolosi dai 9 metri, che non significa far gol ma significa far aprire la difesa, altrimenti puoi fare tutto il gioco che vuoi ma è chiaro che diventa molto complicata poi riuscire sempre a costruire qualcosa quando la difesa è piazzata. Poi abbiamo fatto 2 gol in 10 minuti, sì. E quindi ...24 a 17. Attacco con la palla quasi persa, recupera Visintin, poi la conclusione, la rete di Nikocevic. Bonassi per Benci.
Giovanardi per Bonassi, ancora Giovanardi, va su Giovanardi e tira e segna. Che poi voglio dire, lo facciamo adesso che, i cavalli sono scappati dal recinto. Secondo me dobbiamo avere più coraggio per farlo prima, quando la partita è viva, e allora magari le dai anche un senso diverso. Adesso è troppo facile pensare che ormai tanto sia andata e va tutto bene. Bisogna crescere da questo punto di vista della testa nel gestire la partita anche in questo modo. Kocevic uno contro uno. ...25-18... ancora Mazza, sfondo. Vabbè, se era sfondo dall'altra parte doveva essere sfondo anche questo, perché senza se e senza ma poi sull'economia della partita cambia ben poco. Conclusione, il palo colpito da Mazza, la palla recuperata da Rubiera. Bonassi, Benci va in rete. 25-19. Milanovic da centrale, Lazzari, giocano sempre i terzini, Milanovic si butta dentro lui, Lazzari, palla buona per il pivot, completamente perso. 26-19. Niente da dire, loro giocano una pallamano dove tutti i giocatori sono parte della partita, il pivot fa la sua, attaccano la 3-2-1, questa difesa aggressiva col doppio pivot, stanno facendo dal punto di vista tattico tutto quello che bravo. Perché c'è il contropiede, la rete, noi poi sbagliamo tantissimo dai 6 metri. ...27-19 il punteggio, è arrivata a meno 6 ma in pochi secondi ti hanno subito ricacciato indietro. Si riprende a giocare, 27-19... Altra palla persa, altro contropiede per fortuna buttato lungo, però in superiorità numerica non si perdono questi palloni. Abbiamo giocato col secondo pivot e non cerchiamo un passaggio col secondo pivot, quindi abbiamo due... Altra palla persa di fatto questa qua. Per fortuna c'è stato un tocco. Conclusione, la rete di Garau, 20° gol di Rubiera. 27-20. Siamo arrivati a metà del secondo tempo. Mentre cominciano a girare un po' i giocatori, Cassano, Milanovic
la palla che arriva in un qualche modo all'ala, butta in mezzo il pallone, viene recuperato da Rubiera, prova, palla deviata in in angolo. È già scontato la inferiorità numerica Cassano. Attacco dire con Giovanardi, Benci, Benci per Bonassi, Bonassi all'ala per Garau, la rete di Garau. ...27-21... 13 minuti alla fine. I miei tempi ne ho persi di partite anche essendo in vantaggio di 6, quindi a 13 minuti dalla fine, quindi possiamo ancora sperare un briciolo di possibilità. Dobbiamo però cercare di essere prova Mazza, stavolta viene fermato. Si riprenderà dai 9 metri, è uscito Milanovic, è entrato Nikočević. Visentin c'era parata, ma ci sono i 2 minuti. 2 minuti a Santilli. E c'è poco da fare, nell'uno contro uno noi perdiamo sempre il confronto con chiunque. Quindi poi devo dire che siamo talmente tanto aggressivi, talmente spendiamo tante energie, quando poi così aperti con l'uno contro uno praticamente ci hanno devastato tutta la partita, tutta la partita, quindi una difesa sicuramente. 28esimo gol di Cassano con Mazza che è sempre assolutamente impeccabile dai 7 metri. 28-21. Giovanardi, Patroncini, Versakos per Bonassi, Bonassi Giovanardi, mamma mia, continuiamo con questi passaggi al pivot. Giochiamo... Non ce ne viene uno di passaggi al pivot, ma li proviamo lo stesso e sono tutte palle perse. Ma diciamo che forse li proviamo nel momento sbagliato, perché loro erano tutti sui 6 metri, noi partiamo molto lontani e quindi nessuno è uscito, e se l'uomo non esce il pivot diciamo non è libero, quindi forse abbiamo in alcuni momenti abbiamo, non abbiamo passato la palla al pivot, e in questi sono i momenti in cui il pivot è a 2 uomini e quindi non può fare niente. C'è la parata. Resta in attacco Cassano, arriviamo al 20esimo minuto del secondo tempo, il 50esimo quindi della partita.
sul 28-21 per Cassano. Rubiera sempre in inferiorità numerica, finisce adesso l'inferiorità numerica, la palla al pivot, palla persa, recuperata Versacox per Giovanardi, proviamo a spingere un po', Giovanardi uno contro uno, la palla al pivot, all'ala, Garau, la conclusione, la rete. Giovanardi era già sui 6 metri, è stato molto rischioso, questi passaggi sui 6 metri sono molto molto rischiosi, avrebbe potuto pensare a un'azione personale. 28-22 il punteggio, sempre 6 lunghezze di vantaggio per Cassano, attacco della formazione lombarda, Nikocevic si butta dentro, guarda, arriva fino in fondo, non lo ha toccato nessuno, nessuno, non lo ha toccato nessuno, la conclusione, la rete di Giovanardi. Mentre a terra un giocatore di Cassano. Si tratta di Nikocevic. ...29-23 il punteggio. È stato anche cambio di portiere nella formazione del Cassano. È entrato Riva. Più 6 Cassano in attacco. E alla fine avevamo detto, se l'avversario fa 30 gol non la si può vincere, Rubiera non riesce a vincerla. In effetti mancano ancora 9 minuti, sono a 29, ma Milanovic va dentro, la parata. Bisogna asciugare il parquet. Poi si potrà riprendere. Certo è che la differenza tra la 2 e la Serie 1, più che tecnica, è soprattutto veramente fisica e di intensità. Sì, anche sulla capacità, sulle prestazioni di ogni singolo atleta. Qui abbiamo tutti gli atleti che hanno un grande uno contro uno. Hanno un gioco, oltre che di squadra, molto, molto forte personale. Noi questo lo patiamo perché, come abbiamo visto da fuori, anche loro sbagliano. Sbagliano. Bonassi ci prova lui, c'è la parata di Riva. Però preferisco uno che va al tiro così piuttosto che far girare troppo la palla, che non serve a niente. Alla fine la percentuale al tiro ha fatto la differenza. Loro hanno sbagliato pochissimo, avranno sbagliato 4 tiri da fuori e noi abbiamo sbagliato moltissimo passaggi e forse oggi un po' meno del solito. Se aspettiamo i giocatori così. No. Altro tiro dai 7 metri. Tutti nati allo stesso modo. Sull'uno contro uno. C'è la rete ancora di Mazza. 30° gol di Cassano.
30-23 il punteggio. Giovanardi, Versacos, la palla per Bonassi, Bonassi per Versacos, Giovanardi. Versacos la palla al pivo, c'è l'anticipo però. Altra palla persa. Sempre 30-23 il punteggio, 6 minuti alla fine. Ancora dentro c'è la parata, questa volta però. Versacos va a realizzare. Cinque minuti alla fine. Adesso non hanno tiratori, in pratica è inutile pressare perché ti battono solo in uno contro uno adesso, e quindi nove metri. Andrà al tiro, va al tiro, trova la porta il numero 27, la Bruna. Giovanardi, Santilli, Giovanardi, Bonassi. Ancora Giovanardi, la palla per Santilli, va alla conclusione, c'è la parata. Giovanardi realizza dai 7 metri il meno 5 di Rubiera a 3 minuti dalla fine. ...25-30 il punteggio. La Bruna, ancora lui. Era già dentro anche questa volta. Sì, per fortuna. C'è la conclusione, la rete. 31esimo gol di Cassano. Versacos. ...31-26... Magari ormai non servirà più perché due minuti sono pochi, ma... con calma la conclusione, la palla fuori di Salvati. Era già dentro anche questa volta però. Sì, ha sbagliato il tiro. Versacos, no, per il pivot.
c'è l'anticipo. Bonassi recupera il pallone. Nove metri. Diciamo che, come avevamo detto all'inizio, 26 gol li abbiamo fatti, ma 31 sono troppi. Sono troppi. Un minuto alla fine. La palla arriva ancora all'ala, che stavolta sbaglia il tiro. Braggion, che in precedenza aveva comunque realizzato. Bonassi per Giovanardi, Giovanardi Santilli. 30 secondi alla fine di questa partita, che vale, c'è il tiro di Bonassi centrale. Secondo me stavolta era sfondo, era lo sfondo più sfondo di tutti quanti, secondo me, questo non fischiato, vabbè, tanto per fare chiudere questa partita. 31 a 26 il punteggio per Cassano, seconda vittoria consecutiva per la formazione lombarda, che ricordiamo sabato scorso aveva nettamente battuto Trieste. Qua vince di 5, vincendo una partita combattuta nel primo tempo, ma che già aveva dato segnali di andare verso una certa direzione. Poi inizio della ripresa, il break che poi ha inciso definitivamente. Sì, direi che i primi 5 minuti del secondo tempo sono stati fatali, perché poi abbiamo preso un break di 4-5 gol e abbiamo segnato dopo 10 minuti del secondo tempo. Questa è stata la chiusura della partita, diciamo. Grazie a Giovanni Oleari. Buonasera a tutti. E ci risentiamo per le prossime partite del campionato di Serie A Beretta dei Vikings Rubiera.